L'Unione fa la forza e così 9 sindaci della Val Pescara fanno un accorato appello al presidente della regione Marsilio e al presidente del consiglio regionale Sospiri. L'oggetto del contendere sono i fondi stanziati e destinati soltanto al comune di Caramanico. A rivolgersi alla regione i sindaci di Sant'Eufemia Maiella, Scafa, Abbateggio, Turri Valignani, Roccamorice, Salle, San Valentino, Serra Monacesca, Letto Manoppello. Servono fondi per rilanciare il turismo e più in generale l'economia del comprensorio montano della Val Pescara. Francesco Crivelli, sindaco di Sant'Eufemia. Allora, la storia trova origine nella chiusura dello stabilimento termale del comune di Caramanico Terme, che ha prodotto chiaramente un calo dei flussi turistici nel comune di Caramanico Terme e in tutto il comprensorio. Da lì la regione ha inteso adottare una misura straordinaria attraverso l'investimento di una somma di 150.000 euro destinata allo sviluppo, al sostegno delle attività e delle manifestazioni turistiche di Caramanico Terme. Questo è avvenuto l'anno scorso, quest'anno è avvenuto di nuovo. Per voi comuni non c'è stato neanche un euro? No, non c'è stato un euro imputabile a questa metodologia, cioè attraverso l'attribuzione di contributi con una legge regionale. Noi comunque abbiamo cercato di poter offrire ai nostri turisti degli eventi, delle attività, delle manifestazioni, ma con le ristrettezze economiche, con la crisi energetica chiaramente è molto molto dura. Per avere una misura basti pensare, ecco, che l'ammontare che oggi viene speso con questo contributo regionale annuo di 150.000 euro probabilmente amministrazioni come la mia non le hanno spese di bilancio nel corso di 10 anni, se non di più. Nulla naturalmente contro Caramanico Terme, ma specifica il sindaco di Scafa, Giordano Di Fiore. A noi spiace questo, perché per esempio noi a Scafa domani faremo un incontro per lo sviluppo turistico, prettamente ad esempio B&B, verranno consulenti della regione, dirigenti, per cercare di mettere in condizioni il cittadino di poter dare un via, un volano all'iniziativa di B&B. Ci sarà qualche rappresentante sempre a livello regionale delle attività B&B, dove ci darà una consulenza gratis. Quindi, se noi pensiamo di andare avanti con un comune piccolo e non con un'unione, abbiamo sbagliato l'idea. Noi stiamo a rimarcare che dobbiamo sviluppare in toto il progetto di unità. Chiediamo alla Regione di essere di un incontro eventualmente per ristabilire qualche fondo per domani, non per oggi.